Una personalità di prestigio oggi pomeriggio ad Adrano, il presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Roberto Di Bella, da decenni impegnato a tutelare i ragazzi a rischio, soprattutto quelli che respirano illegalità quotidianamente nelle loro famiglie. Con un metodo innovativo ed efficace ha adottato provvedimenti importanti per allontanare momentaneamente questi ragazzi dalle famiglie, per tentare un recupero sociale e dare loro una possibilità di riscatto. E questo è accaduto anche ad Adrano, come dice il giudice ai nostri microfoni. L'incontro di oggi ad Adrano nell'ambito delle azioni di contrasto alla criminalità organizzata e alla tutela di minori dei comuni del distretto di 12, Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia. Il giudice ha parlato della sua esperienza a Reggio Calabria e Messina e ora a Catania ed ha presentato il libro Liberi di Scegliere, la scelta che si offre appunto ai ragazzi con famiglie immerse nella cultura mafiosa. Durante l'incontro anche l'annuncio dell'amministrazione comunale di Adrano di intitolare la sala del primo piano di Palazzo Bianchi ad Emanuela Loi. Dottore Di Bella, allontanare i minori a rischio dalle famiglie mafiose rimane un sistema efficace, infatti le hanno dato ragione, tutto questo rimane una priorità. Tuteliamo i bambini e gli adolescenti che si trovano in questi contesti. Devo dire che anche qui ad Adrano abbiamo fatto molti interventi. Adrano purtroppo è una città ad alta densità mafiosa, ma credo ci sono pure tante persone per bene. Abbiamo fatto tanti interventi purtroppo in certi casi allontanando i bambini da questo contesto. In un caso addirittura una madre ha deciso di andare con i figli. Stiamo avendo dei risultati molto molto interessanti. Chiaramente è un work in progress, stiamo sperimentando, ma sono molto soddisfatto di quello che è stato fatto. Adesso dobbiamo migliorare anche sotto il profilo della sensibilizzazione, della prevenzione, dobbiamo lavorare con le scuole, parlare ai ragazzi in maniera diretta, far capire che il crimine, la criminalità comune o organizzata non conviene perché provoca sofferenza. Allora dobbiamo aprire gli occhi ai ragazzi di quei contesti perché purtroppo quella strada porta soltanto a una sola destinazione, che è il carcere, talvolta la morte e comunque una condizione di sofferenza. Il suo metodo viene adottato in varie parti, apprezzato in tutto il mondo. Ecco, le chiedo perché non è ancora legge in Italia. Ci sono varie proposte legislative in Parlamento e mi auguro che quest'anno, che con questa legislatura si possa cristallizzare questa esperienza che sta portando tanti risultati in legge. Magari anche qualche parlamentare della zona potrebbe spingerla, chi lo sa. In Calabria, le do questa anticipazione, addirittura c'è già una legge regionale e c'è un'altra proposta di legge regionale avanzata proprio dal Presidente del Consiglio regionale e vogliono istituire il progetto Liberi di Scegliere, quindi anche il mio libro, come momento di studio in tutte le scuole calabresi di ogni ordine e grado. Chissà, accadrà pure qua. Ecco, dottore, per finire, se dovesse ascoltarle in questo momento un bambino che vive in una famiglia, diciamo, a rischio, chiamiamola così, ecco, cosa vorrebbe dire a questi ragazzi? Che la mafia alimenta falsi miti, non sono uomini d'onore ma del disonore, e io l'appello lo vorrei fare invece alle madri. Le porte della mia stanza al Tribunale per i minorenni di Catania sono sempre aperte, chiunque vuole un aiuto per sé, per i figli, per allontanarsi, per emanciparsi da quel contesto, ecco, bussa una porta aperta, cioè, noi ci siamo e possiamo dare una mano concreta. Oggi è una giornata importante per il territorio, perché comunque quando si parla di giovani, di minori, bisogna fare molta attenzione sempre, quindi che benvengono questi incontri che servono ad educare i giovani che purtroppo magari per il degrado dove vivono, per le famiglie in cui sono nate, magari non riescono a scegliere la vita che vorrebbero fare, quindi diventa un problema, un loro diritto diventa un problema poterlo avere, acquisire, quindi che benvengono questi incontri e noi come amministratori del territorio e le forze del donne dell'ordine dobbiamo essere bravi a educare i giovani a una vita più serena e più tranquilla.
Assessore Salvitali, durante questo incontro con il dottor Di Bella c'è stato un annuncio da parte dell'amministrazione comunale che era stata già anticipata alcuni giorni fa e riguarda questa sala. Esatto, perché ricordiamo tutti che il 21 marzo è la giornata in ricordo delle vittime di mafia. Oggi abbiamo questo incontro con il presidente del Tribunale dei minorenni di Catania, il dottore Roberto Di Bella, che parlerà della sua esperienza proprio sul campo di una lotta alla mafia particolare, strategica, che passa attraverso i giovani e attraverso i minori. Allora non potevamo però noi fare anche un segno tangibile, concreto, di testimonianza dell'amministrazione comunale tutta, della città tutta, contro la malavita organizzata e contro la mafia. Dedicheremo questa sala dove oggi si svolge questo convegno a Emanuela Loi, che voglio ricordare tutti, è un ricordo che devo aggiungere, però purtroppo la prima agente di polizia donna proprio morta nel corso dell'attentato al giudice Paolo Borsellino.